Buongiorno, questa è Freenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, giovedì 24 febbraio 2022. Iniziamo la lettura oggi del capitolo quinto della lettera di Giacomo e troviamo un'altra reprimenda veramente molto dura contro i ricchi. E ovviamente si sta parlando non della ricchezza in sé, ma dell'arricchirsi alle spalle dei poveri attraverso ovviamente azioni ingiuste. Avete accumulato tesordi per gli ultimi giorni, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre che voi non avete pagato, grida e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Ecco. Vi siete ingrassati per il giorno della strage, insomma, ecco, vi siete scavati la fossa con le vostre mani. È quello che dice ovviamente l'autore della lettera di Giacomo. E insomma, purtroppo l'ingiustizia, se reale, se perpetrata, ovviamente poi viene a bussare alla porta e chiede il suo salario, chiede di essere saldata. Ovviamente nel momento in cui pensiamo di avere una certa agiatezza e pensiamo di poter disporre a nostro piacimento delle cose, allentiamo un po' i freni, molliamo l'attenzione. Questo è un rischio che possono correre non solo chi è molto abbiente, ma anche altri che pensano però di poter poi fare spadroneggiare anche sugli altri un po' a comodo loro. È un rischio molto grande perché ci dice il testo dell'autore della lettera di Giacomo che un giorno comunque dovremo rendere conto di che misura abbiamo adottato verso gli altri. Continuiamo a leggere Salmo 48-49 che già ieri era l'oggetto, diciamo così, della liturgia e della nostra riflessione e lo prendiamo in quella parte in cui proprio si sottolinea questi concetti che vi ho appena esposto. Questa è la via di chi confida in se stesso, la fine di chi si compiace dei propri discorsi. Come pecore sono destinate agli inferi, sarà loro pastore la morte. Quando muore, infatti, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Anche se da vivo benediceva se stesso, pensate, no? È Dio che benedice, qui il massimo delle pietà, si autobenedice di Dio proprio. Non ne ho bisogno, si congratuleranno perché ti è andata bene, andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce. Il testo del Vangelo di Marco ci mette qui anche di fronte a una decisione molto molto complessa e direi anche non facile, però insomma ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Un testo questo che troviamo qui in Marco e che in altri evangelisti troviamo posizionato in altre parti. Ora, qui si parla dello scandalo un po' originato, questa pericope, questo brano un po' dallo scandalo dei piccoli. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare.
un testo molto complesso perché qui, come avete ascoltato, c'è un passivo, gli venga messa al collo. E, soprattutto negli anni 70, quando si discuteva molto della pena di morte, mettendola in relazione anche con Luca 17:2, che c'è la stessa espressione, insomma, gli venga messa al collo una macina da mulino, ecco, alcuni ci vedevano ovviamente una certa giustificazione anche di questo. Quindi un testo che va inquadrato ovviamente e interpretato correttamente. Certamente è nell'ordine dello Scandalo dei Piccoli, che purtroppo estranea dal Regno dei Cieli. Allora, tutto quello, meglio tagliarsi il piede, la mano, cavarsi l'occhio, eccetera, che cosa significa? Meglio una vita menomata di qua che non mettere in gioco tutta la vita di là. Questo è un po' il concetto. E di qui la conclusione. Ognuno sarà salato con il fuoco. Che cosa significa? Significa che sarà provato, salato nel senso si vedrà di che pasta è fatto, ecco, con il fuoco, quindi con quella gente che va più in profondità, ecco, si vedrà al di là della superficie che cosa ci sia dentro. E allora dice: abbiate sale in voi stessi, cioè sapienza in voi stessi, e siate in pace gli uni con gli altri. Quindi sappiate come comportarvi nella vita e cercate il bene gli uni con gli altri. Quindi va un po' inquadrata in questo senso l'esortazione che noi qui abbiamo del testo, però certo rimane nella sua nettezza, meglio che. E quindi di fronte a queste parole ci dobbiamo mettere un pochino dinanzi al giudizio di Dio e quindi non sottovalutarle, non pensare che siano solo un genere letterario, ma con onestà un pochino confrontarsi con questa parola che ci chiede molto perché ci indica un burrone e ci dice qui se ci finisci dentro poi potrebbe essere difficile saltarci fuori. Ho finito anche oggi, io vi do appuntamento a domani e vi ringrazio davvero per l'attenzione. A domani!